Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara un dolcetto intramontabile della pasticceria tradizionale italiana, i bignè. Accanto alla ricetta tradizionale francese si è diffusa una variante dalla doppia consistenza, gli choux au craquelin. Si tratta di un bignè a tutti gli effetti, che però viene sormontato da questo biscottino di frolla chiamato craquelin, che in cottura si scioglie e va a coprire interamente il nostro bignè, donandogli quella consistenza croccante. Si possono gustare con tantissimi tipi di crema, ma oggi vi proporremo la variante con la crema chantilly. Iniziamo! Per prima cosa mettiamo in una ciotola 100 g di burro morbido, che lavoriamo con una spatolina per renderlo più morbido. Poi aggiungiamo 120 g di zucchero semolato e lavoriamo bene il composto. Infine aggiungiamo 120 g di farina 00 e la amalgamiamo al composto finché avrà questa consistenza. Trasferiamo l'impasto su un foglio di carta da forno, lo stendiamo un po', poi lo schiacciamo con le mani e, aiutandoci con un mattarello, stendiamo bene affinché raggiunga uno spessore di 3 mm. Dopo averlo steso, lo mettiamo in freezer finché non si indurisca. Trasferiamo il composto su un tagliere e con un coppapasta di diametro 6 cm creiamo i craquelin. Spingiamo bene, così da dare una forma precisa. Con la lama di un coltello molto fine passiamo sotto con delicatezza e dopo togliamo le parti in eccesso. Ecco qua i nostri craquelin. Copriamo con pellicola alimentare trasparente e li mettiamo in freezer fino al momento del bisogno. Le parti rimaste in eccesso le reimpastiamo e le stendiamo, così da creare altri craquelin. Per la pasta choux mettiamo in un pentolino 250 ml di acqua, un pizzico di sale e 100 g di burro. Mescoliamo finché il burro sarà fuso e il composto sfiorerà il bollore. Adesso aggiungiamo 150 g di farina 00 e mescoliamo energicamente per non formare grumi. Quando la farina sarà ben amalgamata, cuociamo per 4-5 minuti. Il composto sarà cotto quando sul fondo si formerà questa leggera patina. Trasferiamo il tutto in una ciotola capiente, stendiamo l'impasto lungo i bordi e lasciamo intiepidire. Qui abbiamo 4 uova dal peso complessivo di 240 g. Con una forchetta le sbattiamo, così saranno più semplici da aggiungere. Subito dopo le andiamo ad aggiungere poco alla volta al composto e amalgamiamo bene. Aggiungeremo la prossima dose quando la prima sarà ben assorbita. Continuiamo in questo modo finché non finiamo tutte le uova. Il composto finito dovrà risultare bello corposo. Poi prendiamo una bocchetta con un diametro di 1,5 cm e trasferiamo l'impasto nella sac à poche. Con un tarocco spingiamo il composto verso l'interno e chiudiamo con un elastico. Voilà! Abbiamo disegnato dei cerchi con un diametro di 5 cm su un foglio di carta forno, che ora mettiamo sotto ad un foglio di silicone. Grazie ai cerchi fatti in precedenza potremo essere più precisi quando creiamo i bignè. Procediamo lentamente dal basso verso l'alto, cercando di stare nella forma disegnata. Ogni bignè dovrà pesare 30 g. Per assicurarci che i nostri bignè siano perfetti, abbiamo appoggiato sotto la teglia una bilancia. Adesso possiamo tirare fuori dal freezer i cerchi di craquelin e li appoggiamo delicatamente in cima ai bignè. È molto importante che questi siano ben freddi. Infine cuociamo a forno ventilato 200 gradi per 15 minuti. Poi abbassiamo la temperatura a 180 gradi e cuociamo per altri 15 minuti. Dopodiché spegniamo il forno, mettiamo un cucchiaio tra lo sportello del forno e il forno e lasciamo intiepidire per mezz'ora. Ecco qua i nostri choux au craquelin. Li lasciamo raffreddare completamente. Poi li prendiamo e pratichiamo un foro nella parte inferiore con una bocchetta da sac à poche. Continuiamo così con tutti gli altri. Per la farcitura abbiamo pensato ad una crema chantilly, quindi aggiungiamo poco alla volta 300 g di panna da montare non zuccherata a 700 g di crema pasticcera. Trovate il link della crema in descrizione. Ecco qua, guardate che bella!
La trasferiamo in una sac à poche e siamo pronti per la farcitura. Finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio. Riempiamo per bene i nostri choux au craquelin e con un coltello togliamo l'eccesso. Andiamo avanti in questo modo con tutti i restanti. Adesso volevamo farvi vedere come sono all'interno. Guardate che belli, sono pieni di crema! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo queste meraviglie di craquelin. Guardate che meraviglia! Oh, che delizia! Cosa posso dirvi? Sono pazzeschi, croccanti fuori, cotti alla perfezione. Infatti all'interno sono completamente vuoti e li abbiamo riempiti con questa deliziosa crema chantilly aromatizzata alla vaniglia bourbon, che aggiunge veramente un gusto in più. Infine il craquelin, che era il biscottino che abbiamo aggiunto sopra la pasta choux, completa il tutto donando un sapore pazzesco che ricorda proprio il caramello. Insomma, sono stupendi, assolutamente da provare. Ok amici, il nostro video si conclude qui e cosa posso dirvi? Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao amici, e mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche.